lungo qualcosa abbiamo pagato anche a livello fisico, però è importante invertire subito il risultato, quindi la vittoria era. Tra i colleghi c'era tanta incertezza su che formazione avrebbe schierato e la 4-3-3, no, il suo dogma alla fine l'ha portato in campo la prima partita. Ma sì, volevo giocare con i tre attaccanti anche se hanno caratteristiche un po' diverse, però veramente devo fare i complimenti anche perché insomma, non giocavamo da tanto tempo sia Litieri sia Edo e Francesco, però ha fatto bene, hanno tenuto molto. Abbiamo migliorato, lo sappiamo anche noi, però credo che abbiamo fatto almeno mezz'ora, abbiamo fatto qualche errore, soprattutto nei gol subiti, però insomma siamo moderatamente contenti, però il risultato è fondamentale, quello è venuto. Aveva detto che voleva lavorare sulle motivazioni in queste poche ore che ha avuto a disposizione, insomma prima della partita si sono viste sicuramente nelle fasi iniziali, nel secondo tempo è venuta fuori ovviamente anche la Virtus Verona. Ma insomma, loro fisicamente è una squadra che noi siamo calati molto dal punto di vista proprio fisico. Avevo chiesto appunto di imparare a soffrire, forse così un po' troppo, però va bene, diciamo che, ripeto, abbiamo fatto molte cose positive, altre meno, però dopo due giorni e mezzo. Sono contento, però credo che la vittoria sia ancora più importante, perché ti dà un'aria diversa e ne avevamo bisogno. Cosa ho detto alla squadra prima di entrare in campo? No, quello che ti ho detto, è importante il risultato, poi uno spartito l'abbiamo provato in due giorni e mezzo, qualcosa abbiamo fatto, molto no, però è normale, quindi avremo tempo e mi auguro insomma che l'importante è fare dei punti adesso, quindi indipendentemente dalla crescita o meno, credo che sia fondamentale anche cominciare a mettere qualche punto, perché insomma il campionato è ancora lì, ci sono tanti punti a disposizione, quindi chi ne fai meglio è. Le sue emozioni al rientro in campo? Ma indipendentemente, l'ho detto ai ragazzi, ecco, una cosa che ho detto è che non so quante panchine, 500-600, poi da giocatore, è come il primo giorno, veramente ero molto emozionato, contento e non vedevo l'ora di giocare. Il pubblico non vedeva l'ora di abbracciare, degli applausi grazie, prima e dopo, durante. Grazie, spero veramente di ripagare con tanti risultati. Adesso ne abbiamo fatto uno e va bene, siamo contenti. Ha visto i risultati delle altre? No, non ho visto niente, non so, vedremo dopo. L'importante era il nostro, quello che viene dopo vedremo. Grazie a mister Mandorlini per la disponibilità. Il Padova che è partito bene, ha mostrato delle buone cose con questo 4-3-3, ha ballato un po' in difesa, ma nel secondo tempo ha saputo anche soffrire. Qual è il primo bilancio dopo questo nuovo battesimo all'Euro? Ma il bilancio è innanzitutto positivo perché abbiamo vinto, quindi i punti sono importantissimi, indipendentemente che abbiamo fatto quello che dicevano proprio i colleghi, tante cose buone, tante cose meno buone, abbiamo sofferto, abbiamo fatto fatica, eravamo veramente in emergenza anche finale, perché insomma gli attaccanti erano molto strani, però rimane il fatto che era importante soffrire, abbiamo sofferto forse più del lecito. Però in questa fase è così, finché non sia un equilibrio generale, sia di gioco che di condizione atletica e mentale, bisogna soffrire. Noi oggi in questa fase l'abbiamo fatta bene, quindi mi fa piacere anche quello. Non era facile, dopo 48 ore di lavoro, comunque è un Padova che sembra manovrare meglio rispetto a prima. Grazie. Secondo devo ringraziare anche Gigi che quando ci siamo incontrati fino a prima ha detto pensavo nella goleada, magari volevo dire, no, quello che dicevo un po' all'inizio, abbiamo fatto tante cose buone, siamo partiti bene, avevamo preparato uno spartito, che sono stati bravi, poi nel lungo della gara insieme a qualche errore che hanno rimesso un po' sempre in bilico questa partita, quindi vengono fuori delle ansie, delle paure che comunque ci sono e quindi abbiamo fatto molta fatica, però è bello, io l'ho chiesto prima della partita, volere proprio uscire da queste situazioni facendo fatica, facendo dei sacrifici, ne hanno fatti tanti e quindi grazie, perché non era facile, era una partita pericolosa. Senti, sei partito col tuo modulo, sicuro, però per la prima volta abbiamo visto tre attaccanti. Sì, poi ho fatto anche tante situazioni all'inizio, insomma tante palle veloci, tante palle verticali, chiaro che sono attaccanti con caratteristiche diverse, però sono stati bravi, hanno interpretato in maniera giusta con le loro caratteristiche che non sono proprio
non solo, nel senso che il lavoro poi magari porterà a una crescita tattica anche di questi giocatori, però nelle loro, con le loro caratteristiche, con le loro qualità abbiamo cercato di fare alcune cose. Io lì sono abbastanza contento, abbiamo fatto qualche errore in generale, di uscite così, però i tre punti erano fondamentali perché insomma, l'aria è diversa quando vince e ne aveva bisogno. Senti, guardando questa rosa, non ci sono esterni, tanti esterni, quindi adotterai sempre questo impianto tattico, che è quello che ti ha anche fatto fare. Ma non lo so, oggi l'ho vista così, poi dopo nel finale ci siamo rimessi diversamente, non avevo più insomma, gli attaccanti sia Litteri che Francesco, non erano più, ma anche Soler erano pochi arrivati. Però non mi trovo neanche sugli esterni, quindi eravamo un po' contati, però indipendentemente quello che sarà, mancano ancora dei giorni, il direttore farà lui, adesso noi dobbiamo portare a casa questa vittoria e tirare fuori il massimo da tutti, e quello credo che si sia visto ed è un piccolissimo passo avanti. L'ultima su Baraglio, visto che l'hai richiamato più volte, perché non ti faceva quello che volevi? Ragazzo buono, sai, un po' la pressione sentiva e poi ha giocato anche il secondo tempo con un fastidio, quindi va bene così, insomma abbiamo stretti i denti tutti e ripeto, con le difficoltà oggettive di questo momento qui e niente, mi ha proprio causato una partita che non era facile, poteva mettersi bene, invece l'abbiamo sempre tenuta aperta a merito loro e anche un po' di demerito nostro, perché comunque qualcosa abbiamo concesso, però loro è una squadra fisica, una squadra che ti impegna, devi stare lì, c'ho degli attaccanti che non conoscevo, insomma devi essere attento perché sono bravi. Senta mister, vedendo un po' il film della partita, il suo 4-4-3 diciamo che era una novità assoluta diciamo per questa stagione, si è visto molto bene in fase propositiva, forse in difesa si è ballato un po' più del solito, questa è stata almeno l'impressione al fuori, forse perché i ragazzi devono ancora insomma chiaramente adattarsi a questo nuovo modulo? Ma il modulo è così, ho voluto provare e dare subito una svolta, però ripeto, ero contento, all'inizio vedevo tante cose positive, velocità nel gioco, poi al primo sbandamento abbiamo preso il gol e lì magari qualche paura è venuta, poi insomma sono tante fasi che si sono così cambiate durante la gara, al di là tecnico-tattico ma proprio mentalmente. Abbiamo un po' pagato queste cose qui. Al di là dei moduli volevo che fosse veramente, ci fosse una partecipazione da parte di tutti diversa e quello l'ho vista e adesso abbiamo fatto un piccolo passo avanti e tre punti, poi vediamo, adesso sabato abbiamo un'altra gara con una squadra molto difficile, quindi vedremo, abbiamo qualche problema in generale. Quindi abbiamo bisogno di tutti e abbiamo un po' di tempo. Recuperi uno però. Sì, recupero Matteo, adesso vediamo anche qualcun altro, vediamo un po', insomma, perché oggi veramente sono usciti molto molto stremati. Vediamo un po'. Andrea, volevo solo sapere come nasce l'idea di quella difesa 4 con quel giocatore? Perché noi infatti forse magari è la cosa che ha sorpreso no, magari non è ancora pronto, ma forse i tre così, magari ho voluto provare, adesso devo vedere, cioè poi insomma c'è arrivato che avevo un problema sulla botta, insomma adesso quando rientreranno tutti, non so, forse era abituato a giocare in una certa maniera, però se vogliamo cambiare io sono per cambiare subito e non pensarci più, quindi non so, magari sabato ritorneremo diversamente. Io l'ho vista così oggi e non è detto che cambieremo un'altra volta. Vediamo. Ma ha fatto tante cose buone e tante meno. Sono d'accordo. Secondo te è un problema? Era un problema mentale, quindi un problema più mentale che non tecnico tattico? No, mentalmente sai, quando non vince, lo so, 3-4 partite, la classifica è scemata così. Tutto, non cioè, puoi essere mentalmente pronto, vivo, c'è sempre la partita e non la vinci, non fai un'altra e non la vinci, quindi cioè,
l'aspetto mentale è fondamentale. Oggi, anche dopo il primo gol preso così in maniera abbastanza rocambolesca, lo vedi che qualche piccola incertezza, dubbi ti è venuto, però poi hai continuato a giocare. Qualche errore l'hanno fatto anche gli altri, però diciamo, abbiamo fatto tre gol, abbiamo calciato qualche volta in porta, mi sembrava un po' che avevamo qualche occasione, quindi un po' di tempo. Io tante cose le ho viste positive, poi è assolutamente il risultato. Perché... L'ultima cosa per me è, io ho visto un grande Alfredson, cioè messo davanti in quella posizione, ne parlavamo ieri, no? L'altro quando hai parlato un po' di come volevi giocare. È quella la sua posizione. Con me non ha mai giocato lì. Da 5 anni, 6 campionati non ha mai giocato lì. Adesso con l'età un po'. No, ma però è un giocatore intelligente, so cosa mi dà lì, se voglio fare una partita, comunque loro venivano con gli attaccanti, venivano a giocare queste palle filtranti, quindi lui è un po' più difensivo, forse di Ronaldo che è bravo a giocare, a calciare, perché la prima ha giocato offensiva. Io l'ho vista così, volevamo cambiare nel secondo tempo, però vedevo che avevamo più equilibrio difensivo con lui in quella posizione. Che dire, per me è un giocatore importante, perché giochi lì, che giochi alto, addirittura volevo metterlo largo a fare il quinto di sinistra, perché è un giocatore utile in tante situazioni. Beh, con te giocava terzo a sinistra. Giocava terzo a sinistra. Grazie a tutti. Nazionale.